Benvenuti nell'orto di Eleonora, dove nasce Gavina, squisita e veloce da consumare grazie alle sue piccole dimensioni, e l'anguria dal cuore dolce e tenero, la nera Eleonora. Per poi assaporare prodotti dal profumo inconfondibile, Maiores, piccolo ma gigante nel gusto, e il melone corallo, unico e sorprendente, garanzia di qualità e sicurezza insieme al retato e a quello verde, dolci e saporiti nel rispetto dell'ambiente. Noi dell'orto di Eleonora non coltiviamo la terra, ma ce ne prendiamo cura con passione. Eccoti. Eccoci, ciao Umberto. Bentrovati. E dalle immagini che avete visto ci troviamo nei nostri viaggi di scoperta in un altro viaggio straordinario. San Nicolò d'Arcidano, presso l'azienda Zetalotta, dove la nostra bottiglia ci racconterà una storia che arriva da lontano, ma che nel momento presente con un'innovazione incredibile, vero? Esattamente. E quindi iniziamo il nostro viaggio di scoperta. Che dire, grazie della bottiglia e continuate a seguirci. Iniziamo il nostro viaggio presso l'azienda Zetalotta. Sono con Marco Lotta, uno dei giovani dell'azienda. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Grazie dell'ospitalità. Che dire, oggi c'è questo vento, ma credo che ci accompagnerà per tutta la puntata, ma sarà un bel accompagnamento. Esatto. Marco, ti chiedo subito, tu arrivi da un'esperienza agricola, soprattutto tecnica, e poi ti sposti sul vino. Come mai questa scelta? Come consuetudine familiare, quella di andare, si andava a ottobre a fare la vendemmia, la vendemmia insieme, classica. Sì, l'estate quando non si andava a scuola si andava a aiutare il nonno magari nelle pulizie, interfilari e tutto quanto. Certo. E poi anche ora che ho la mia azienda agricola di ortaggi, seguo anche quella vitivinicola. Sì, certo. Quella vitivinicola. Noi ci troviamo in un vigneto storico della tua famiglia, di tuo nonno in particolare, che andremo a raccontare dopo con lui delle vicende, sicuramente delle storie. Insieme a tuo fratello Nicolas siete i giovani dell'azienda, no? Tu da produttore di vino, anche se hai solo due etichette, ma avendo la possibilità di scegliere, no? Hai scelto di fare un buon bovale e un buon vermentino. Perché? Fondamentalmente per una ragione di terroir, cioè okay. sono le etichette, le varietà che sono caratteristiche della zona e del nostro e che soprattutto si sposano meglio con il nostro territorio, con il nostro terreno. Certo. Ma il bovale è eccellente secondo me, poi io ho assaggiato un po' lo snarci e ti dico che me ne sono anche un po' invaghito, questo sappiatelo anche voi, non è un consiglio ma è il mio gusto. Marco, grazie, torneremo in questi luoghi, c'è tanto da dire, continuate con noi ad ascoltare queste bellissime storie. A te la linea, Barbara, con Nicolas. Grazie Umberto, ecco io mi trovo in compagnia di Nicolas Lotta. Ciao. Ciao Nicolas, che bellissimo posto, assolutamente. E queste che vigne sono? Ti chiedo subito. Allora, queste sono delle vigne della mia famiglia, okay. Piantate da mio padre. Insomma, quindi c'è anche, diciamo, tutta quella che è una tradizione di famiglia, perché ricordiamo, sì, l'azienda Lotta è un mix tra il passato e il presente. Visto che siamo in questo bellissimo contesto, non posso che chiederti qual è il tuo vino preferito. Se penso ai ricordi, mi viene da dire un rosso, un bovale, come, okay, come per mio nonno, okay. Invece comunque
Attualmente bevo molto più di frequente un vermentino, anche... Benissimo, il vermentino. Bene, ma che sensazioni ti suscita il vermentino? C'è un ricordo che ti lega al vermentino? Oh, più che altro le serate tra gli amici. Quindi spensieratezza, sì, che appunto è molto abbiamo più anche finalmente ritrovato. Sì, esatto. Perfetto. Va bene, Nicolas, io ti ringrazio. Continuiamo il nostro viaggio di scoperta e adesso vediamo dove sarà finito Umberto. Grazie. Grazie Barbara, e come abbiamo anticipato con la New Generation di AZ Lotta, io ho il piacere di parlare col signor Michele Lotta. Buongiorno signor Michele. Buongiorno. Grazie di essere qui. Grazie. Io ci conosciamo da un po' di tempo, però sentire le sue storie è sempre come la prima volta, no? Quindi questo ponte straordinario tra lo spazio e il tempo. Lei ha attraversato diverse generazioni. Quindi da ragazzo lei andava col suo nonno in vigna, oggi sì, i suoi nipoti. E i nipoti. I nipoti vengono con lei in vigna. E qualcuno ancora. Vero. Com'è cambiata la viticoltura dal suo osservatorio in questi anni? Beh, adesso si è modificata in un modo più eccellente, più produttivo. Più consumistico, diciamo. Più consumistico. Prima era il consumo familiare, no? Il vicinato, anche, sì, anche leggermente commerciante. Sì, no? Commerciavo anche perché io mi ricordo questa quando era vigna di Bovali. Ecco, noi ci troviamo, esatto, in un torrentava una fruttava, cosa, vero, era meravigliosa. Sì. Ma l'evoluzione quanto è figlia della tradizione? Perché lei lo saprà meglio di me, se ne parla tanto, no? Tutti si impadroniscono dell'innovazione che partono tutti la tradizione, però in realtà la tradizione quanto dà oggi? O come deve essere seguita? Perché voi la seguite in maniera genuina, nel rispetto dell'ambiente, della, sì, sostenibilità. Però a livello umano, cosa bisogna portare dentro? Diamolo come consiglio. Bisogna dare buona volontà. Vero? Perché se non c'è la buona volontà, può fare quello che vuole. Ma le chiedo, la prima volta che è entrato in una vigna, se lo ricorda? Mi ricordo, sì. Perché ero un ragazzino. Vero. E mio papà lavorava sempre fuori. Uh-huh. E quella che tenevo tutto era la mamma. E facevamo tutti i lavori che c'erano da fare, tagliare l'erba, mica allora. Quindi la manutenzione della vigna. La manutenzione era la prima cosa. Poi quando l'uva cominciava a maturare era un via vai, eravamo sempre lì. Era un caos, benevolo, no? Perché ne avevamo diversi poderi da una parte, certo, e dall'altra, e quindi, però era bello. Bene, io la ringrazio, sarebbe tanto da dire, ma noi torneremo. Io la lascio con la nostra Barbara per il minuto di vino, a te la linea Barbara, e che dire, continuate a godervi questo spettacolo di natura. Eccoci, e dopo il racconto con Umberto, io ho raggiunto il signor Michele. Signor Michele, salve, grazie, salve, per l'ospitalità in questa bellissima vigna. Ma le chiedo subito, che esperienza si porta del passato in questo presente riguardo proprio la parte vitivinicola? È molto modificato. Quindi diciamo quello che c'era prima era diverso, ma anche a livello di gusto di vino? No, come vino, prima avevo un gusto perché si lavorava diversamente. Ok. In che senso? Ci spieghi? Noi siamo ovviamente molto incuriositi da questo. Si faceva quasi tutto a mano. Ok, si, certo. Per esempio, si macinava con i piedi. Quindi anche tecniche differenti, ovviamente, giustamente. C'è. Poi... Ma a livello di gusto, per esempio, adesso le chiedo, qual è il suo vino preferito? Che voglio sapere, giustamente. Guarda, il vino preferito è il Bovale. Oh, il Bovale. Ma che sensazioni le dà il Bovale? Tanto da dirci che è il suo vino preferito. Che ne so, anche il ricordo, per esempio, dei suoi genitori, il fatto appunto dell'unione, della condivisione familiare, presumo. Sì, sempre era tutta una condivisione familiare. Va bene, adesso passo la linea ad Umberto e nel frattempo noi continuiamo il nostro viaggio di scoperta. Mi accompagna, signor Michele? Andiamo allora.
Eccoci, dopo questo viaggio che abbiamo fatto presso l'azienda Lotta, che sta per arrivare alla conclusione di una magnifica giornata, io sono con Salvatore. Salvatore, nel ringraziarti di averci potuto dare la possibilità di vedere questa azienda che racchiude 3 generazioni. Allora, è fondamentale che tutto ciò che sia nei ricordi, nelle tradizioni, si trasformi un po' in passione, che è quella che questi ricordi a me, una volta che sono diventato adulto, perché da ragazzo non, certo, lo percepisci, da ragazzo c'hai un po' più di spensieratezza, voglia, ma di spensieratezza, vivere, la certo voglia modo di contraddizione con i genitori, esatto, dunque non c'è quella quel rapporto che ti porta anche a pensare che quelle cose vecchie, quelle cose passate possono essere invece fonte di ispirazione, certo, per un futuro per tutti. È fondamentale, sono importanti i numeri, sono importanti, come dire, la ricerca dei prodotti, la qualità, oggi soprattutto più che mai. Io mi sento però di chiederti, no? So che avresti fatto questo lavoro, anche se ti chiedo quale lavoro avresti fatto, però ti chiedo, il tuo sogno futuro, perché tu ne hai realizzati tanti e dobbiamo dirlo, Salvatore, ne hai anche realizzati tanti di sogni per altre situazioni ad altre persone. Questo della cantina, ripeto, è venuto così di naturale, un attimino naturale, distinto. Però poi il ricordo dei miei nonni, ma della mia nonna soprattutto, che ricordo come una donna piccolina che vedevo mettere in sugu poi, okay, una botte di legno alta circa 3 metri, e questa donna piccolina che il marito era seduto con la sedia appoggiata al muro, perché lui aveva fatto tutta la vita il minatore, poverino, non poteva fare, certo, lavori particolari. Mia nonna invece era un treno che lavorava sempre lei. Quindi, dalla mattina, certo, fino, guarda, io l'ho conosciuta fino a 86 anni che è morta, ed era un treno, sempre a lavorare, sempre a fare. E io vedevo questa donna che metteva su questi tini dentro, poi la forza, noi con gli altri miei cugini andavamo lì a pigiare l'uva con i piedi, che era una, la vendemmia era quell'arrivo certo della stagione, perché la conclusione, poi l'obiettivo a fine dell'estate comune, che tu e condividevi con i pranzi, con gli zii, con le, e dunque era, e queste cose qua, noi che siamo, mio padre ha, è stato bravissimo, per, oltre che aver lavorato tutta la vita come in maniera allucinante, però ci ha, certo, trasmesso questa passione e questa, e questo amore per la famiglia, dunque noi siamo molto, molto legati, tu dico, le mie sorelle. Certo. Quindi la tradizione familiare non è soltanto un dire, ma è anche un fare. Certo. Perché uno va a pescare da lì quando ci sono, non i momenti di sconforto, no, sai, anche momenti incredibili come questo. Certo, mio padre quando ha deciso di andare in pensione, che non poteva più fare niente, ha deciso di metterci le vigne a tutti e di passarci le vigne. Non è quindi che ha detto vi do i soldi. Vi do i soldi, no, 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 vi do la vigna. Beh, questo è un bel esempio anche questo. Vi do la vigna, dunque ci ha fatto le vigne. L'ha fatto le vigne. Ci ha fatto le vigne e dunque si è trasmessa da mio nonno a mio padre, da mio padre a me, da me ai miei figli. Mi auguro che poi loro riescano a trasmettere questo qua, anche perché è importantissimo, perché se poi tu trasmetti certi valori come ho trasmesso io ai miei figli e mio padre a me, certo, è lì, tenere pulite le campagne, fare le cose in maniera ecosostenibile. Bene, io con questo vento approfitto per tornare, il vento mi accompagnerà dalla nostra Barbara per le nostre conclusioni di questo viaggio di scoperta. Grazie Salvatore, grazie a voi, all'azienda Lotta. Eccomi Barbara, questo vento, come stavo, esatto, dicendo, mi ha portato da te un'altra giornata straordinaria, che dire? Straordinaria assolutamente, un mix tra passato, presente e futuro. L'abbiamo ritrovata proprio con le descrizioni, diciamo, del nonno, dei nipoti e del figlio. Quindi una bellissima esperienza. Sì, assolutamente sì, un qualcosa di... Quella che è una vigna anche di famiglia. Un ponte dal passato al presente, ma con una chiave molto futuristica. Che dire, noi siamo sempre contenti di quello che ci lascia ogni percorso che stiamo facendo, e che dire? Continuiamo il nostro viaggio di scoperta. Quindi, con Vite di Sardegna, alla prossima! We'll be right back.
Benvenuti nell'orto di Eleonora. Dove nascono le patate preziose, un gioiello di qualità con la sicurezza di una filiera controllata. Il camone e il pomodoro dalla personalità unica, spiccate dal gusto inconfondibile. Quello vero. E le carote, croccanti e insostituibili tutto l'anno sulle nostre tavole. Noi dell'orto di Eleonora non coltiviamo la terra, ma ce ne prendiamo cura con passione.